Ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo FAQ qui sul nostro canale. E prima di cominciare, per rispondere a tutti quelli che: ma perché Darryl ha sempre la sedia più scassata? Dico questo. Ragazzi, questa è la mia nuova sedia. Incredibile. Da paura. Allora, ragazzi, finalmente ho deciso di prendermi una sedia nuova. E ringrazio il sito che trovate qui in descrizione, GT Omega Racing, dove se siete interessati potete vedere com'è fatta. Praticamente vi ringrazio per avermi regalato questa grandissima sedia. Sì, me l'hanno regalata. Mentre parlo, tipo, vedrete i pezzi in cui l'abbiamo montata. E ci abbiamo messo un botto. L'ho montata. Ci abbiamo messo un botto per montarla. Però, ragazzi, cioè, devo dire che è veramente è molto comodo. Ovviamente per quello che costa, è ovvio che sia molto comoda. E poi è una sedia da gaming molto figa. Quindi anche quando, peccato per i colori, quando arriverà il computer e cominceremo a fare streaming, dietro di me vedete questa fantastica sedia. Se tipo se, guarda una pizza qualcosa, bam. Se comunque, siete interessati a vederla, cioè a vedere questa o altri modelli, vi lascio il link in descrizione. C'è anche il nostro codice con cui, se volete acquistarla, c'è un 5% di sconto. Tutto qua. 5% è tanto per il prezzo della sedia. Sì, è tanto. Sono tipo 20 euro per il prezzo della sedia. Sono 20 euro di sconto. E detto questo, possiamo cominciare con le domande. Yo. La prima domanda è molto figa e ci dice: se ci fosse, allora leggo qua perché non è lunga, quindi non riesco. Se ci fosse un apocalisse zombie, come vi comportereste? Se foste in due posti diversi inizialmente, cercheresti di rincontrarvi subito? Bella vecchi Trapani. Ma io non passo ai zombie. Allora io vi dico, se ci fosse una cosa zombie, lui sarebbe già preparato, perché si è visto The Walking Dead, ha giocato ai videogiochi, quindi sa come salvarsi. Veramente io non volevo dire quello. Però è quello che pensa, No, lo dico io. Io volevo dire che intanto io mi sto vedendo i video dei Life Hacks Survival, quindi io quindi sarebbe preparato. Però non è quello che volevo dire. Cosa farei? Io come prima cosa vedrei dove è tutta la mia famiglia, ovviamente. Poi, cioè nel senso, se stiamo tutti a casa, ok, ma mi metto a cercare gli amici. Come prima cosa però andrei dove lavora mia madre, dove lavora mio padre, dove lavora mio fratello, a cattare tutti quanti. Intanto metterei in salvo loro. Come penso che farebbero tutti, anche lui farebbe così. No, lui si metterebbe in salvo da solo. Lui è Daryl Dixon. Botte sega, cioè io me ne vado e vaffanculo. Comincio a ammazzare. E poi vabbè, poi andrei a cercare tipo gli amici, se funzionassero ancora i telefoni, tipo magari per qualche giorno funzionerebbero ancora, non lo so. Funzionerebbero, Funzionerebbero, certo, è importante. E niente, farei così, tutto qua. Poi andrei a cercare tutti, poi ovviamente ti ampli il gruppo, perché più siete meglio si vive. Anche e se... poi comincio a fare il carl della situazione. Comunque ragazzi, questa, tipo le foto di sta sedia troppo fighe, le ho messe. Le mie foto, anche quella di Messi che abbiamo trovato in pack opening ieri. Tra l'altro stanno su Instagram, quindi seguiteci su Instagram. C'è tipo qua, è il secondo link. Dopo, sotto quello della sedia c'è sta Instagram e potete vedere tutte le nostre foto. Cioè Darryl 11 e Xenic 17. Seguiteci su Instagram. Giacomo Pietro Santi ci chiede: la partita più bella che avete visto allo stadio, se ci siete andati. Allora sì, la partita più bella ce l'ho in mente. È veramente troppo... Sì, la partita più bella è, l'ho vista allo stadio, ero in curva sud e era Roma-Manchester United andata dei quarti di finale. No, era andata. Dove abbiamo vinto 2-1, è tipo, è stata un'emozione unica, perché in quel momento abbiamo veramente pensato di andare a vincere la Champions. Poi si è vista al ritorno. Però ce la poteva, cioè, nel senso, 2-1 in casa, se la Roma se la giocava meglio, ce la poteva, cioè, lascia stare, è tutto colpa di quel gol al freddo. Sì, sì. Fidate. Cioè. Comunque, sì, è stata tipo la partita più bella perché stavamo battendo la squadra più forte d'Europa in quel momento, forse dopo il Milan. Infatti poi il Milan ha vinto quella Champions. Però il Manchester era forte, cioè Ronaldo che era veramente troppo forte. Ci ha segnato Rooney, mi ricordo, stavamo perdendo, no, stavamo vincendo 1-0 Taddei. 1-0 Taddei, poi ha pareggiato Rooney e poi tipo verso la fine Vucinic ci ha fatto un gol di Cristo. Sì, fa una canna di Cristo e niente. Che ha fatto Vucinic? Come sta giocando alla Jazeera? Quindi sì, è stata tipo una delle partite più belle che ho visto allo stadio, più emozionanti più che più belle. Te invece? Ma io sono andato una volta allo stadio, quindi le conseguenze è per forza quella. No, non c'è andata una volta, però quel oh no, come sempre. Ah, quella è emozionante. Sei andato solo sapendo già che vincevi. No, è emozionante. Non è stato emozionante a livello, diciamo, dei gol, però è stato divertente vedere tipo la Lazio che si impegnava a giocare mentre i tifosi dicevano, gli fischiavano. E gli dicevano no, dovete perdere, coglioni. Cioè quello è stato dimostrato. Beh, ha vissuto molte emozioni allo stadio. È stato molto esilarante come cosa.
Andrea Sniper Stillo ci chiede: fate le facche in bagno? No. No, no. Non c'entriamo. Ilaria Narducci ci chiede: ma vi lavate ogni tanto? Ma ti fai i cazzi tu ogni tanto? E certo, ho fatto apposta. Quando è che stanno a rimanere al sushi? Che so che ti piace il pish. No? No, vabbè, ma l'ho detto perché tipo nel blog di Laila lei ha detto: è troppo buono il pish. Sì, dai. Niente, non sappiamo male. Ciao Ila. Andrea Silvestri ci... Andrea Silvestri ci chiede. Vai, dilla. Andrea Silvestri ci chiede: dite Pinocchio a bocca larga, cioè a bocca aperta. Allargate la bocca dicendo Pinocchio. E occhio. Matteo Cartocci, perché l'ho detta così? Vabbè, ci chiede: se vi ho preso due lavori diversi dove guadagnereste un sacco di soldi, vi separereste da YouTube? Sicuramente, per quanto mi riguarda, non continuerei a fare YouTube in questo modo, cioè un video al giorno e tutto quanto. Però comunque lo continuerei perché comunque fai video, è divertente, nonostante tutto, anche se si guadagna non tanto, però comunque è divertente fare video, se no uno farebbe qualcosa in cui si diverte comunque ma guadagna lo stesso. Vabbè, non so come spiegarlo questa cosa. Comunque sì, lo farei magari non farei più un video al giorno, ne farei, che ne so, 2-3 a settimana, perché comunque sarebbero fattibili, basterebbe vedersi un giorno, se vedremmo magari durante i nostri... Sì, ma infatti non ho capito, vi separereste o lasceresti YouTube? Cioè, sì, nel senso, comunque i video penso che continueremo a fare insieme, a meno che uno non lavora tutti i giorni e proprio non c'ha mai tempo libero, però non credo. No. Mirko Ponzo ci chiede: se il genio della lampada compisse tre desideri, quali scegliereste? Ne so, facile. Uno è semplice, cioè è ovviamente essere più ricco. Quella è una cosa che mette a posto tutti, quella tutti penso che la troverebbe. Cioè, io dico, mi devi far fare la vita alla Rambilzeren. Pure con tre attacchi cardiaci, ma frega un cazzo. E poi pure che magari con uno di tre mori, frega un cazzo. Però almeno se l'anno me lo godo, capito? Perché sono tutti desideri che poi implicano il libero arbitrio, cioè se avete visto una settimana da leoni, da Dio. Una settimana, è vera, cioè, che figo, no? Un mashup di questi due film, sarebbe molto... La settimana da Dio. La Roma che vince la Champions, anzi la Roma diventa mia, che sono l'uomo più ricco al mondo e che quindi le faccio vincere. Io anche probabilmente acquisterei con te. Quindi poi sarebbe una lotta. Sì. Alla fine il terzo desiderio lo sprecherei dicendo: fai morire Mateusz. Lui fa morire. Così poi il terzo sei desideri sprecati. Due coglioni, ho due cervelli, no? L'ultima domanda di oggi è misteriosamente Marco Pregaro, che ci chiede: farete la Rischi al Busto Challenge? E come potevamo non farla, siccome siamo noi che abbiamo portato questa cosa su YouTube Italia, Come potevamo non farla? No, vabbè, nel senso, allora, noi avevamo detto, tipo, l'ultima volta abbiamo detto che Rischi al Busto non la volevamo fare perché tutti l'hanno fatta, e anche se eravamo stati noi i primi a portarla, comunque non ci piaceva. Come con la prova a non ridere, abbiamo detto no, non la facciamo tutto quanto, però ci stai sommergendo i messaggi, ce lo scrivete ovunque, sotto ai video, nei messaggi privati, nei pack, cioè abbiamo 100 domande che ci dicono fate la Rischi al Busto. Quindi a questo punto, se questo pack arriva a 7000 like, facciamo la Rischi al Busto Challenge. E udite, potremmo farla anche in compagnia di Dredd se si rimette con la febbre. Perché ha la febbre? Coraccio, Dredd se ne è fatte troppe. Se non c'ha la febbre, fate arrivare a questo coso a 10000 like per far guarire Dredd. Ogni like è un centimetro di febbre che scende. In grado non sta andando. No, in grado, fa morire così. E niente, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Sotto ci sono i nostri Instagram per vedere le foto. Anzi, io mi faccio un selfie adesso e lo pubblichiamo su Instagram, così poi i nostri amici a casa lo vedono. Cosa cazzo stai facendo? Selfie! Francesca Melillo con la camicia dietro, molto swag. Potete vederlo su Instagram, sui nostri profili Xenic17 e Darryl11. Mi raccomando, noi ci becchiamo al prossimo pack. Bella, ciao.